È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il progetto inerente l'installazione dell'opera artistica del maestro Gennaro Vallifuoco, che sarà realizzata per ricordare nel trentennale della sua scomparsa Giacomo Del Mauro, brillante e sfortunato sportivo irpino al quale è stato intitolato il Palazzetto dello Sport di Avellino. Io voglio comunicare l'idea di un esempio di virtù. Perché attraverso lo sport e attraverso questa figura noi come comunità abbiamo degli esempi importanti. L'opera sarà composta da pannelli di mattonelle in ceramica dipinta a mano da me e raggiungerà una dimensione di 25 metri quadrati. Il pannello in ceramica verrà donato alla città di Avellino dalla famiglia Del Mauro. Visibilmente commosso, all'incontro con la stampa ha partecipato anche Mario, il papà di Giacomo, che ha tratteggiato la figura del figlio scomparso. Quello che ha fatto Giacomo non viene evidenziato a dovere sia dalle autorità che dai cittadini. Premiato alla Camera di Commercio e dopo una settimana ebbe l'incidente, è rimasto paralizzato. Però se, con tutta la paralisi tetraplegico, avendo il cervello ancora perfetto, fece l'allenatore di pallamano portando la squadra in Serie B.